proprio il messaggio per far riconoscere che qui siamo tutti una comunità e che dobbiamo ripartire tutti insieme. Il concetto che vale è insieme. Questa roba fatta a pezzi non funziona. O ci siamo tutti o non funziona. Quindi il problema è veramente quello: aiutiamoci tutti, facciamo tutto qualcosa in maniera che Rieti possa ripartire, che l'Italia possa ripartire. Lo spirito quale è? Ne avevamo parlato approfonditamente con il Presidente, è quello di conferire un ulteriore stimolo ad una città che ha dimostrato di non volersi arrendere. Rieti è così, forse talvolta è tardiva, però è anche testarda, è cocciuta e quindi mostra la capacità di andare oltre la violenza degli eventi. Mi pare una bellissima iniziativa che tende a far emergere la cosa più necessaria in questo momento, cioè la capacità di riprendere insieme facendo leva sul protagonismo di ciascuno. Si è parlato qualche volta in questo tempo di assistenzialismo di Stato. Io penso ci sia bisogno che dall'alto ci siano dei sostegni forti, robusti e soprattutto concreti, però c'è bisogno pure che dal basso ciascuno di noi ci metta del suo, e queste foto, peraltro anche molto suggestive, mi pare diano conto di questa capacità dal basso. Messaggio di riapertura, di rinizio, di rinascita di alcune attività, e nel nostro piccolo insieme a Gianluca abbiamo cercato di appunto tradurre nel nostro linguaggio, che è quello fotografico, quello che si voleva far vedere. Insomma, è un augurio, ecco, diciamo così, un augurio per questa nuova fase. Siamo riusciti in tutti i nostri intenti nel cercare di rispondere appunto a questa, diciamo, a questo ordinativo della fondazione. Devo essere sincero, all'inizio ero un po' scettico, non sapevo se saremmo riusciti, però l'opportunità era grande e abbiamo cercato di coglierla proprio per dare anche un motivo di slancio, no, veramente a questa città che ne ha bisogno e che però secondo me ha insita in sé la forza per risorgere da questo momento particolarmente sfavorevole per tutta l'Italia e tutto il mondo. Emozionato, soprattutto onorato, insomma, ovvio che c'è anche questa grande responsabilità di dover con il mio sorriso, con il nostro sorriso, insieme a quelli di tutti gli altri testimonial, dare questa speranza nel futuro e questa idea di rinascita. Lo facciamo, lo abbiamo fatto attraverso un semplice sorriso, credo che sia la cosa più naturale, più logica ed è anche la cosa che corrisponde meglio alla nostra attività. Oltre ai colleghi che ovviamente hanno anche delle attività commerciali, produttive, eccetera, ovvio la nostra forse è un po' simbolo di questa idea di rinascere, un'attività sul sociale. Iniziativa che rappresenta secondo me lo sforzo collettivo per la ripresa, cioè il desiderio profondo di ognuno di noi di superare questo periodo doloroso della pandemia, una pandemia che ancora nelle sue forme purtroppo di presenza tra le persone non è finita, quindi è un richiamo al superamento di questo periodo ma anche ad un'attenzione enorme, una responsabilità enorme. Il richiamo è questo lavoro bellissimo che è stato fatto e complimenti veramente a tutti, perché la Fondazione soprattutto, perché ha potuto cogliere e ha saputo cogliere questa idea dello stare insieme, della collettività che vuole riprendere ma anche che fa tesoro di tutto quello che è la sua cultura, il suo modo di rappresentazione in una realtà urbana come questa.